Buonasera a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Appena terminata la semifinale del Mondiale Under 20 che si disputa in Polonia tra Ucraina ed Italia e purtroppo è terminata con la vittoria dell'Ucraina 1-0 al 65esimo con Bulletstra, purtroppo l'Italia non riesce ad accedere alla finale di questo Mondiale. In un primo tempo tutto sommato equilibrato con pochissime occasioni non eccezionali da ambo le parti, al 65esimo la prima grande occasione di tutta la partita dell'Ucraina, male l'Italia nella marcatura preventiva, su un assist di Konoplya fa un bel gol, Bulletstra e porta in vantaggio l'Ucraina. L'Ucraina prende anche una traversa, ma nel finale, nei minuti di recupero, arriva il pareggio dell'Italia con un bellissimo gol in girata di Scamaccia. Purtroppo si vede nel replay al VAR che il giocatore dell'Italia dà una leggera gomitata ad un difensore dell'Ucraina che non so quanto tanto violento o quanto tanto sicuramente non volontario, lui vede che fa gol, un po' fa un po' di scena, si butta per terra, mi lascia molto molto perplesso questo gol annullato, che poi comunque era successo anche all'80esimo, doppio giallo per Popov, l'Italia era in svantaggio, però a 10 minuti dalla fine più recupero perdeva 1-0 ma aveva l'ovo in più. Veramente un peccato per questa nazionale Under 20 che meritava assolutamente la finale, allenato da Nicolato Paolo, un vero peccato. Purtroppo l'Ucraina cede in finale con questo giallo del VAR nel finale, un gol annullato, una bellissima girata all'Italia al minuto 91 e 30 secondi da Scamacca, un bellissimo gol in girata annullato per una gomitata che sembrerebbe l'arbitro ha dichiarato che quello può aver influito per non essere intervenuto il difensore e per quello è stato annullato. Un applauso comunque ai nostri ragazzi che hanno sferrato l'impresa di andare in finale in questo Mondiale Under 20. Vi auguro un buon proseguimento di serata dal nostro grande Capitan Napoli. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Sempre Forza Napoli, ciao io.